Tutte carissime amiche ed amici, bentornati sul mio canale. Scusate, ma io mi trovo stamane con questa voce afona. Saranno sicuramente contente le persone che molte volte mi scrivono gridi troppo, hai un tono di voce molto alto, sarete sicuramente contenti. Spero che duri poco, ma nonostante questa voce afona e poco squillante, ho deciso di farvi vedere le cose che ho acquistato in quest'ultimo periodo. Sono un po' miste tra Saldi Piazza Italia, Avon, Tesori d'Oriente, eccetera eccetera. Allora, voglio iniziare a farvi vedere una parte dei regali che mi ha già fatto Azzurra in anticipo abbondante. Il mio compleanno io lo festeggio il 3 maggio, però diciamo che noi ci facciamo sempre i regali in anticipo. Lei mi ha regalato per il mio compleanno un buono da spendere a Piazza Italia, visto che è un negozio che io adoro. Ho comprato giusto tre cose a saldo, però la rimanenza andrò a comprare altre cose che insomma mi possono piacere. A soli 5 euro, già lavata, perché io non metto niente dentro l'armadio se non è già tutto lavato, quindi già lavata, ho comprato questa camicia. È una camicia semplicissima, taglia L. È una camicia semplicissima, però camicia che va assolutamente bene per gli inizi primavera, da abbinare al jeans, ai vari tipi di jeans, e quindi secondo me sia la camicia in sé per sé che anche come colorazione credo che sia un must have da avere dentro l'armadio. Poi per 5 euro ne valeva assolutamente la pena. Come dice Gnappetta, in abbinanza ho voluto prendere due bijou. Allora, a 2,50 euro ho voluto prendere questo bracciale, che secondo me è molto carino e si abbina perfettamente con quello stile e con soprattutto il colore. E si presenta così, quindi molto molto carino. C'erano tanti altri bracciali che mi sarebbe tantissimo piaciuto acquistarli, ma purtroppo si fermano qua perché ho la mano grande. Più che grande, ho questa parte qua che i bracciali non entrano. Il suo costo originale era di 7,95 euro e io l'ho pagato 2,50 euro. Me l'avete vista nel video, c'ho un po' di singhiozzo, vabbè, me l'avete vista nel video Ci prepariamo per il Grande Fratello. Ed è questa collana che ho voluto abbinare, che secondo me è bellissima. Il prezzo originario era di 5,95 e io l'ho pagato 2,50. Quindi questi sono i regali anticipati di Azzurra, grazie amore. Voglio passare agli acquisti. Diciamo che prima di non so perché mi vedo questo alone, vabbè, prima di iniziare a farvi vedere i prodotti voglio fare una piccola premessa, non polemica, premessa. Allora, innanzitutto io voglio partire col dirvi che ho acquistato i prodotti in offerta per le presentatrici, anzi questi erano prodotti in anteprima, offerte dedicate alle presentatrici
grazie alla mia amica Marianna, il mondo ha Bombari, che lascerò il link del suo canale. È una ragazza che sono 2 o 3 anni, mi permette di acquistare i prodotti Avon che amo ad un prezzo al costo delle presentatrici, cosa che non farebbe nessuna. Quindi le brave persone su YouTube qualche volta si trovano. C'è il 90 per il 90 il 95% di marcio, però comunque le brave persone ci sono. E andate a vedere il suo canale perché fa comunque dei video recensioni per quanto riguarda i prodotti Avon. Fa recensioni anche di altri prodotti, non ha molta fortuna per quanto riguarda le visualizzazioni, però è veramente molto brava. Che cosa ho acquistato da Avon? Ho acquistato in anteprima questo Bubble Bath di Vaniglia Cupcake. Io ho sentito per anni parlare, fanno una finta piega perché mi sono fatta la tinta da poco, così sono i capelli. Ho sentito parlare da anni di questi bubble bath, sono fantastici, sono stupendi, sono meravigliosi. Io ho tentato qualche volta di comprarli, poi non sono arrivati, eccetera, eccetera. Ho detto, questa volta voglio comprare questa profumazione che a me neanche mi fa impazzire. Sono 500 ml di prodotto ed è la profumazione Vanilla Cupcake, una profumazione che sinceramente non mi ha fatto impazzire, ma una cosa che non mi ha fatto impazzire è la durata. Cioè, sì, fa una buona schiuma, praticamente ti lavi, eccetera, eccetera, però il profumo, come tutti i bagnoschiuma che ho provato in tutta la mia vita, a me nessun bagnoschiuma, tranne il Vidal Mora e Muschio, mi rimane sulla pelle. Quindi, una volta che ti lavi, ti asciughi, non si sente più niente. Ho cercato di rinforzare questa profumazione che, ribadisco, non mi fa impazzire, con una crema che secondo me ci sta bene al miele, è un deodorante alla vaniglia e ambra. Comunque vi farò un video sulle associazioni di bagnoschiume, deodoranti e creme per il corpo. Però sinceramente, se sono tutti così bubble bath, io l'ho comprato in offerta grazie a Marianna, scusate il prurito, però cioè sinceramente devo andare a spendere 4,55 € per il bubble bath, anche no, ci sono i bagnoschiuma a buttare 1 euro che fanno molto il suo dovere. Quindi io non so, ribadisco, aprite bene le orecchie. Non sto giudicando tutti i bubble bath. Se sono così, tutti i bubble bath, io non li compro più, perché questo a me non è rimasto niente sulla pelle come tutti gli altri. Quindi, se è un prodotto come tanti altri, io mi compro il bagnoschiuma di 1 euro e non vado a spendere a prezzo pieno 4,50 o quanto costa. Quindi è per me un flop. Ho voluto prendere questo Heaven Care Skin Defense ed è questa crema per il corpo e per le mani. Io ne ho a 500, l'ho voluta prendere lo stesso. Questo l'ho pagato 2,55, questa 1,25 euro. Bene, poi vi faccio vedere il bagnoschiuma che ho voluto prendere. Il doccia schiuma di Tesori d'Oriente Persian Dream, doccia crema aromatica con melograno e tè rosso. Ho preso la stessa profumazione del profumo che vi lascerò qui nelle schede. Quindi questo qua lo devo provare. Infatti c'è ancora il sigillo garanzia pagato
pagato 1,90 euro per 250 ml. Non vi vado a leggere dietro perché ve l'ho già letto con il profumo. Poi ho trovato da un cinese, credo che andrò a prendere altre, le salviette che io amo. Acqua alle rose, salviettine struccanti a 1,50 euro. Queste salviettine per andare a togliere il trucco. Poi ho voluto prendere dalla Coop un deodorante che piace tantissimo sia a me che anche a mio marito, del Borotalco Altera Sudore Original con microtalco, assorbe il sudore, l'ho pagato 1,74 euro in offerta, mio marito piace tantissimo. E Dulcis in Fundo, video che vi metterò nelle schede, ho acquistato 4 Dermomed, 2 di questa profumazione, 2 di questa. Vi devo dire che questa profumazione dopo la doccia l'ho sentita per un bel po' di tempo. Anche questo qua mi sono dimenticata di parlarvi di questo. Allora, questo profumo vi dico che all'inizio quando si va a spruzzare è un profumo iperfemminile. Dopo un po' di tempo, quando il profumo si va ad ha praticamente la sua evoluzione, il profumo inizia a dare un pochettino di dopobarba. La persistenza non è da paragonare al Byzantium o Bisantium, come dir si voglia, però ha una buona persistenza. È sicuramente un profumo indicatissimo per la primavera e per la stagione estiva. Vi farò chiaramente un video sui profumi fioriti. Scusate, ma io faccio sempre, sono sempre casinista anche quando devo fare i video, prima, dopo, vabbè. Spero che questo video vi piaccia. Un bacio e alla prossima della vostra Antonelluccia. Ciao!